Eccomi, sono arrivato al tornante, ho piazzato l'attrezzatura e adesso farò il video a tutti quelli che passano. Qualcuno me lo sono già perso perché ovviamente la puntualità non abita a casa nostra, però sentite che stanno arrivando. Il suono delle moto in montagna. Ciao fans. Ciao fans, è sabato mattina, adesso, cioè oddio, mattina è un parolone, è quasi mezzogiorno, non è proprio mattina, però per noi è mattina. Comunque stiamo per pranzare, diciamo così, e poi dopo saliamo a Bema perché oggi è il sabato e domani c'è? Era raduno. Perché domani è il? 27. De che? Giugno. Di che anno? 2021. Per una volta è preparata. Bene, dai, mangiamo, poi ci vestiamo e andiamo. 1 hour later. Pranzare abbiamo pranzato, come erano i toast che abbiamo fatto in compartecipazione? Buonissime. Quindi adesso cosa facciamo? Andiamo a Bema. Beh dai, andiamo giù a prendere le moto e partiamo. Ciao. A few minutes later. Ciao fans. Mi hai anticipato, stavo per dirlo io. Comunque andiamo che sto già morendo di caldo. Fastidio lo zaino. Sì. Usciamo dal garage. Era il nostro secchio dell'umido, quello che rimarrà fuori fino a lunedì? No. Ah, sembrava il nostro. Buttato in quello degli altri. Sta già mossa. Vedi che da quando ti ho insegnato mentre stavamo andando a fare la route dei Grand Alps poi hai imparato? Flashback. Non abbia ritirato i secchi. Vabbè, lascialo lì. Sì, 2 giorni, dai. E se ne frega. C'è il tuo vizio di mettere fuori i secchi. Bisogna buttare in quello degli altri. End of flashback. Buttarlo sempre in quello degli altri. Comunque guardate, fans, con la sella che mi ha rifatto Dario, come metto giù bene i piedi. Sì. Beh, comunque partire siamo partiti, adesso non facciamo l'autostrada per non dare 2,80 euro a testa ai Benetton. Ma non è più dei Benetton. E invece sì, Ancora? È sempre loro. Luna, cosa si dice in questi casi? La freccia. No, teletrasporto. Teletrasporto. Like the move, like... Ciao fans. Ciao fans. Siamo arrivati sotto, cioè siamo arrivati a Morbegno, sotto Bema. Adesso abbiamo montato tutte le GoPro e andiamo su. Così almeno nel video ci sarà anche un pezzo di guidato, visto che domani probabilmente non ci sarà. Esatto. Così ne approfittiamo. Sei pronta? Prontissima. Andiamo. A few moments later. Ok, ci sono. Bene fans, abbiamo acceso tutto. Sei carica? Sì. Sei soprattutto sudata, immagino. Sì, tantissimo. Ma dovrò rifarmi una doccia. Non è più il fisico. Insieme? No. Ah, da sola? Certo. Che egoismo. Vamonos. E adesso prendiamo la strada per il San Marco per andare a Bema. Abbiamo gli zaini più grandi di noi, il che ci ha fatto venire il dubbio che per andare in Sardegna sarà il caso di comprare le borse laterali. Assolutamente sì. Sì, sì, concordo, è impossibile altrimenti. Beh, siamo arrivati al bivio per Bema.
Adesso posso andare un po'? Sì, cioè sempre, sempre con prudenza. Ok. Che qua non suonano mai, vanno forte. Tra l'altro Zano aiuta a guidare. Sì. Cronometriamo il distacco che darò a Luna. Mi vedi ancora o non mi vedi più? Ma ti vedo, mamma mia. Ah, ok. E chiedevo, ma che permalosa. Sì, perché mi rompe le palle e io guido come voglio. Ma chiedevo, adesso non si può più neanche chiedere. Cioè, è incredibile, veramente. Non ci sono più le libertà fondamentali in questo paese. No. Adesso aspettiamo, se no le ho dato la 360 per niente. Comunque questo qua sotto è il fiume Bitto che passa sotto Bema. L'estate ci si fa anche il bagno. Quasi quasi è Luna. Con le trote? Con le trote, sì. Trote, salmoni, persici, grizzly. Anche i grizzly? Grizzly ci sono. Eccoci alla famosa galera di Bema. Comunque io ho aspettato te per fare le riprese 360, mi hai passato, sei andata. E chi va a Roma perde poltrona. Eccoci. Dai che cadono i sassi. La mia sembra elettrica con davanti la tua che fa tutto questo casino. Occhio adesso che... Ecco, un sasso. Che ci sono i sassi e la sabbia. No, non stare... stai di qua. Beh, comunque questo diciamo che è il pezzo di strada più brutta, storico, che però tra poco verrà dismesso perché verrà fatto un tunnel che uscirà esattamente dove c'è la ruspa, giusto per spiegare un po' ai fans. Sì, esatto. E adesso iniziano i tornanti? Per un pezzettino ancora l'asfalto un po' rivedibile, però è già abbastanza buono e su l'hanno rifatto. Molto bello. Al tempo non bellissimo, ma almeno mi sembra abbastanza fresco. C'è il casco aperto, eh? Qua sì, mi passa l'aria. Ah, ok. Slalom dietro le di KTM. Qua inizia l'asfalto nuovo, eh. Attenzione! Qua si spinge di brutto, eh. Sì, occhio che c'è giù anche la sabbia su sta curva. Ecco, bene, siamo bene. E anche qua. Dobbiamo dire allo spazzino di Bema di pulire. O di pulire meglio nel caso in cui l'abbia già fatto male. Sono in testa? Ho fatto 200 metri in prima per farti arrivare. Adesso non è che devi fare lo sbruffone perché hai 115 cavalli, eh. Facciamo il bagno nella fontana? Ma guarda, ti ci butto dentro. Oh, gli asinelli. Cioè, tuo papà che era come una vedetta? Eh sì, guardala là con gli occhiali. Qua la metto? Sì, perché poi la mettiamo lì davanti. Ma ci sta, non è che cade? Ma come fa a cadere? Se lasci la marcia? Che ne so. Sì, ho lasciato la marcia. Ciao.
One eternity later. Siamo arrivati a Bema, vabbè, quello l'avete già visto, entravamo in moto. Siamo scesi dalla moto, abbiamo salutato i fans, poi fatto la doccia e adesso scendiamo che facciamo un bel aperitivo, bella pizza, birra e partita. Prima non gli facciamo vedere il paesaggio? Beh, sì, certo. Cioè, vedere il paesaggio. Adesso anche il tuo di paesaggio sto riprendendo. Guarda qua che bello. Aria pulita. Sole in faccia. Mm. Bello, piacevole. Sì, bellissimo. Cioè, andiamo a fare l'aperitivo? Mm-hmm. Ti seguo tipo fantasma. Mm. Many hours later. Ciao Hans. Siamo a letto, non abbiamo più filmato niente da quando abbiamo detto che eravamo arrivati a Bema, perché siamo andati a mangiare la pizza, a bere la birra insieme ai primi fans che sono arrivati oggi, che rimanevano qua a dormire. E siccome c'era un clima di intimità, poi erano i primi che arrivavano, ci siamo goduti la serata senza far riprese, senza far niente, poi giocava anche la nazionale. E quindi niente, adesso andiamo a dormire e il video riprenderà domani, che è il grande giorno. Buonanotte a tutti. Ciao fans. Non siamo i gemelli di nessun film, anche se potrebbe sembrare. Comunque non ci sono legami di parentela e non è incesto. Era importante sottolinearlo. Comunque stiamo partendo per andare a Bema. Volevo vedere se dicevi qualcosa, ma anche stavolta ti sei giocata la tua occasione. Comunque stiamo salendo perché domani vi ricordiamo che c'è il raduno, quindi belli carichi che domani vi vogliono tutti lì. E per chi c'è stasera, se magari non rimanete a dormire ma siete in zona, volete venire su un albergo, guardiamo tutti la partita insieme e facciamo pizza e birra. Quindi se vi può interessare, stasera ci trovate lì a vedere la partita. Vuoi aggiungere qualcosa? No, è tutto. Non è incesto comunque.